Era un uomo molto parco a tavola, ma non del tutto esente da peccati di gola, specie in fatto di dolci. Aveva una passione per i cannoli siciliani e da gobbo malefico, come lo etichettavano i detrattori, la stessa debolezza leopardiana, quella per i gelati. Era nota la sua passione per l'ippica. Sui cavalli amava anche scommettere, ma quasi mai si trattava di cifre troppo alte. Questi due paragrafi sono tratti da Pseudo Svetonio, vita dei 12 grandi della Prima Repubblica Italiana, e fanno parte, come forse qualcuno avrà intuito, del libro dedicato a Giulio Andreotti, Il Divo. No, in realtà non esiste né l'autore né l'opera. Sono solo il sunto di una minima parte di quanto ci ha detto nel corso di una piacevolissima chiacchierata su Skype Stefano Andreotti, figlio dell'onorevole e appassionato ambasciatore della memoria paterna. Vi riproponiamo l'intervista quasi integrale nella speranza, anzi nella certezza, di regalare una quarantina di minuti interessanti a tutti i cultori di una figura affascinante come quella di Giulio Andreotti. Rossana Perugina, una piccola sorpresa vestita di rosso. Ecco, parliamo delle caramelle Rossana e della passione di Andreotti per questi dolci. Aveva qualche altro peccato di gola a dolciario, e che cosa ci può dire in più rispetto appunto alle caramelle? Delle caramelle Rossana, libero, proprio Massimo Fra. Io non l'ho dovrei averlo sentito anche da qualche altra parte, questa cosa della passione di Andreotti, sì, per le Rossane. Però poi l'ho ritrovato, diciamo, ufficialmente proprio nelle pagine di Massimo Franco. Lei che cosa, sì, ci può dire in più? Sicuramente le ha, perlomeno nella seconda parte della sua vita, le mangiava, non dico a quintali, però ne aveva sempre due o tre in tasca. Prima di quelle c'era un'altra caramella che si chiama Nugatina, che credo ancora esista, anche se come le Rossana le avevano, diciamo, smesse di produzione e poi le ha riprese una ditta diversa a produrle, però diciamo aveva, ecco, questo senza che fosse un mangiatore di quelli serie. Come peccati di gola, il suo grande peccato di gola era il gelato. I gelati lo facevano proprio impazzire, e anche i cannoli siciliani sono stati una grande passione. Quindi, anche il gelato dei cannoli nell'ultima parte della sua vita o sempre, diciamo? Il gelato è sempre stata una passione, poi essendo un qualcosa che adesso si fa molto meno, i fioretti, no? Perché oggi chi è che fa più i fioretti? Sono rimasti in pochi. Lui era, diciamo, di una generazione che invece ancora, e come suo grande fioretto ogni tanto ha detto, non so, per un periodo lunghissimo non mangio il gelato, per dire proprio la passione che aveva per i gelati, di qualsiasi tipo. Quindi non aveva un gusto preferito, diciamo, come gelato? Sì, diciamo, è sempre stato... Era più per le creme o per la frutta, se posso chiedere, diciamo? No, per crema, cioccolato, la roba più seria. Certo, istituzione. Lei mangia molto? No, molto no, perché specialmente non facendo ginnastica, non facendo sport, bisogna stare piuttosto attenti, altrimenti diventeremo delle botticelle. Ma però varia, se mi trovo in compagnia mangio volentieri, se un giorno normale cerco di mangiare poco, e specialmente a mezzogiorno di essere molto leggero. È goloso, sentite, vero? Eh sì, anche perché forse da bambino non avevo modo di mangiare molti dolci, adesso ne avrei molta voglia, ma adesso devo stare attento per altri motivi. Spesso le figure di Andreotti e di Sordi, in quanto simboli di romanità, vengono affiancate. Conosciamo molto delle abitudini a tavola di Sordi, a partire dal, sì, piatto unico domenicale. L'autore invece di Ore 13, Il ministro deve morire, e parliamo naturalmente di Giulio Andreotti, che tipo era a tavola? Ecco, qual era per esempio il suo piatto preferito? Allarghiamo il discorso dal punto di vista culinario. Sì, ecco, cosa andava a mangiare a tavola? Diciamo che il piatto domenicale di Sordi, ho sentito anche io le sue interviste, diciamo che era un qualcosa di talmente corposo che poi lo costringeva a fare quella che a Roma chiamiamo la pennichella molto lunga. No? E a luna precisa mi metto a tavola. Quello che mangio, guarda, te lo dico subito, perché mangio sempre la stessa cosa da quando sono nato. Dove?
Pasta asciutta. E che te pare? Però c'è pasta asciutta e pasta asciutta, ah, c'è sì? Quella lunga, quella corta, quella grossa, bucatini. Sono rigatoni, conchiglioni, bombolotti, bucatini. Ogni settimana io cambio, vario, con il sugo di pomodoro, salsa di pomodoro e carne di vario tipo, involtini, polpettine, brasato tutto tagliato a fettine. Dentro la pasta? Aspetta. Ah. In un altro decamino cuoce dei fegatini sempre in salsa di pomodoro e nell'altro decamino dei filetti di melanzane, sempre con salsa di pomodoro. Tutti questi ingredienti aspettano che si cuoce la pasta. Se poi è una stagione invernale come questa, allora si mette uno strato di ricotta prima di versare la pasta. Poi si versa la pasta e poi tutto sopra. Sulla pasta? Sulla pasta. L'ho fatto dell'infame, da luna che sta. Poi una spolverata di parmigiano e questo io lo chiamo piatto unico. Mio padre, come alimenti, al di là di quello che le ho detto, della sua passione per i dolci, era invece molto più morigerato. Diciamo, il suo pranzo normale era mangiare la pasta con pomodoro e basilico, quindi in modo molto semplice, magari una fettina di carne o con una verdura e poco più, insomma, questa era la dieta. Non è stato mai un grande, non so, mi ricordo una volta gli ho fatto io non sono un grande cuoco, però un minimo lo faccio, gli ho fatto la carbonara, gli è piaciuta tanto, però non è, insomma, lui cercava di rimanere sempre molto attento nel mangiare e soprattutto nel bere, quindi beveva pochissimo anche quando a tavola il vino lo metteva nell'acqua, quindi non è stato mai, anche perché lui ha sofferto tantissimo tutta la vita di mal di testa. Una volta io mi ricordo in un'intervista che ho sentito, lei si lamentava del fatto che sovente soffriva di mal di testa, le veniva mal di testa e emicranie, ecco, ne soffre ancora? Questo è un bene familiare, perché mio nonno, mia mamma, io, i miei figli abbiamo una tendenza al mal di testa, ne ho sofferto parecchio, adesso ne soffro un po' meno, ho smesso di prendere medicinali perché ne prendevo troppi, faccio un po' di fisioterapia giapponese un paio di volte alla settimana, attiva abbastanza bene la circolazione e convivo abbastanza col mal di testa, adesso è molto meno però. Fisioterapia giapponese? Sì. Massaggiatori giapponesi? Sì, sono due sorelle giapponesi che fanno a Roma questo shiatsu, questo massaggio, e in più ti stirano come fossi una camicia, insomma, con un ferro caldo, ti stirano piuttosto bene e questo mi fa bene. E attribuiva anche, diciamo, l'acuirsi di questo problema quando mangiava pesante o beveva qualche cosina, però diciamo come dieta è sempre rimasto molto molto, chiamiamo, salutista, sì. Anche se non era un termine che allora andava di voga. Quindi diciamo, a parte queste passioni proibite per i dolci, era un uomo molto parco a tavola, diciamo. A tavola sicuramente non ha mai ecceduto, non l'ho mai visto, diciamo, eccedere né nel mangiare, tantomeno nel bere. Ecco, Massimo Franco sempre racconta che l'onorevole piaceva scherzosamente prendere in giro la moglie Livia per la R moscia e la costringeva per telefono a pronunciare parole cariche di R. Lui parla di Trimarri e Vrigliari, non so se c'era qualche altra cosa. Ha una testimonianza diretta di questo. Allora io le posso dire, ecco, le dico io, Amaro, vede che Ramaro. Io ho ereditato da mamma. Ah, lei ha ereditato la R moscia da sua madre, giusto? E praticamente la famiglia di mamma, anche i fratelli di mamma avevano tutti la R moscia e la famiglia di mio padre no, ed è vero che con mamma hanno avuto un rapporto straordinario, durato davvero una vita, sono sposati nel 45 e sono stati insieme una coppia unitissima fino a quando è morto lui nel 2013, però gli piaceva scherzare anche con mamma, e quindi ecco una delle cose che, e poi mamma non era molto contenta di questo, oppure la chiamava in modi un po'
mamma è stata il vero capo di famiglia, no? Essendo noi quattro, con un padre molto assente come molto tempo. Mamma era il capo famiglia e babbo la chiamava, io le dico babbo perché lo chiamavamo così anche se non siamo toscani, la chiamava, non so, la brigadiera, la marescialla, quindi la prendeva un pochettino in giro, però sempre in modo bonario, ma la storia dell'R. Moscia che io ho ereditato è vera, ogni tanto lo faceva apposta a fargli tirare fuori delle parole con tante R, come che ho delle quali ho difficoltà anch'io. Ma per questo aneddoto in particolare, può dirmi qualcosa riguardo alla fonte di Massimo Franco? Massimo Franco da chi ha, diciamo... Ah, guardi, la fonte di Massimo Franco, ha cominciato la prima... biografia è del 2000, del 1998-99, oh, sì. Che poi andò a portarla a mio padre, e mio padre disse: ma ovviamente le biografie si fanno ai morti. Sì, non sì, ricordo questa frase. Ok, poi ne avevi fatta un'altra intorno al 2008-2009, e in quell'occasione, tramite amici, contattavano me e mia sorella e ci incontrammo con Massimo Franco e siamo stati a chiacchierare con lui un po' di pomeriggio e lui ha aggiunto dei capitoli in fondo al libro. Poi quando sono stati nel 2019 i 100 anni della nascita di mio padre, lui ha tirato fuori un ulteriore diciamo aggiornamento, e anche in quel caso io sono stato a trovare Massimo Franco tante mattine e abbiamo parlato a lungo e ha aggiunto tante cose, e lui, chiaro, le fonti sono state del primo libro, sono state soprattutto tutto quello che si può trovare. Io ho un ottimo rapporto con Massimo Franco, non sono sempre molto d'accordo su quello che ha scritto nel libro. Però visto che parlando tanto con Massimo Franco e facendogli forse conoscere realmente chi è stato mio padre, un'idea migliore se l'è fatta, e anche nell'ultimo libro ha corretto un pochettino alcuni punti. Parliamo di un'altra grande passione di Giulio Andreotti, stavolta non nel campo alimentare culinario, ma quello per le corse ippiche. Sì. Come è nata la sua passione? L'ippica è stata la vera... Allora, mio padre è stato una persona di una pigrizia fisica straordinaria. Anche questo quindi... è proverbiale, sì. Senta, lei per mantenersi in forma, comunque al di fuori di quella che può essere la fortuna, immagino che farà anche un po' di ginnastica, no? Fa qualche esercizio, footing per esempio, non so, cosa fa? Veramente no, perché un tempo camminavo abbastanza perché credo che faccia del bene, poi c'è stato il periodo del terrorismo a Roma e io andavo in periferia la mattina, facevo 6 chilometri piuttosto bene. A un certo momento il proprietario della Pineta, dove io ed altri andavamo la mattina a camminare, fu rapito, non se ne è saputo più niente, allora preferisco magari perdere qualche chilo di più, ma non avere di rischi di questo genere. Sì, c'è la ciclette, queste storie, uno la compra, la guarda un poco e poi la regala a qualcuno. Non ha mai fatto sport, diceva aveva così, sempre nel suo modo un po'... di scherzare che quello che aveva praticamente fatto la teoria del footing era morto di infarto mentre lo faceva, quindi ha sempre, mamma lo spingeva a muoversi un po', lui ha sempre ogni tanto faceva qualche passeggiatina, ma se poteva evitarlo lo faceva, però è sempre stato un grandissimo amante invece dello sport, del quale si è occupato anche molto per lavoro, perché soprattutto nei primi anni, diciamo, quando era sottosegretario alla presidenza di De Gasperi, si occupò del CONI, della riforma del CONI, dell'istituzione del Totocalcio, delle Olimpiadi di Roma nel 60, però la sua vera grande passione è sempre stata l'ippica. Ma lui ha cominciato, guarda, anche
da giovanissimo addirittura ogni tanto andava a scommettere nelle sale corsa, quindi era proprio ma non che scommettesse mai delle cifre colossali, sempre scommesso delle cifre risibili, però aveva questo gusto della scommessa e poi dell'amore per i cavalli li conosceva tantissimo. Lui non so, un tempo si adesso i giornali su carta non li legge quasi più nessuno, no? C'era la famosa mazzetta per cui uno aveva tutti i giornali, nella mazzetta c'era sempre il cavallo, quindi, e lui dovunque, a parte a Roma, oddio adesso l'Ippica è ridotta un po' male perché a Roma Tor di Valle, che era la sede del Trotto, ormai è chiusa da tantissimo, le capannelle continuano ma non sono più con Quelli di una volta, certo. il tempo, lui invece ci andava quando poteva, andava spesso, ma dovunque nel mondo è andato. Se poteva metterci una corsa di cavalli, era felice. Pensi che una volta a Parigi, Mitterrand, che era il presidente francese, che odiava penso le corse di cavalli, fu costretto a accompagnare mio padre all'Arc di Triomphe, allo Champ, come ospite in un'occasione ufficiale. Mio padre aveva proprio questa passione, scommetteva e spesso, guardi, anche vinceva. Ripeto, non cifre colossali, però vinceva anche. Poi non Quindi so, ha vinto ho quanti letto colpi? anche nei diari che abbiamo pubblicato, non so, di una chiacchierata che fece a Buckingham Palace con la regina Elisabetta, altra grande amante, no, dei cavalli, lei li possedeva poi, per cui praticamente l'ambasciatore che stava a sentire che parlavano non capiva di cosa parlasse, parlavano invece di allevatori di cavalli, di scuderie, quindi aveva proprio questa passione sin da ragazzino. E l'altra grande passione sportiva è quella per la Roma, anch'essa è iniziata quando era giovanissimo. Lui ha raccontato proprio che E lui, diciamo, frequentava la taverna della. Lei è venuto qui e si è proclamato, tutti lo sappiamo, tifoso giallorosso. Bene, ma non teme che questa sua fama di tifoso giallorosso numero uno possa levarle dei voti, quelli degli Juventini, per esempio, o dei Laziali, tanto per dire? Ma guardi, quando io ho cominciato a voler bene alla Roma, tutto pensavo fuori che far politica, perché sono nato a Campomarzo, la Roma andava a mangiare allora a Piazza Firenze, una piccola trattoria della sora Emma, che adesso non c'è più, e noi ragazzini aspettavamo lì fuori per tirare qualche calcio al pallone in via Valdina, dove adesso è una dépendance solennissima della Camera e dove allora forse qualche vetro l'ho rotto pure io, così, senza volere andare contro le istituzioni. Quindi sono delle convinzioni talmente pre-politiche, che non c'è nessun calcolo politico che possa farle modificare. D'altra parte io ho anche molti amici nella Lazio e quelli anzi che pensano di dare a me le loro simpatie li ritengo i più intelligenti tra i biancazzurri. Io sono grande, ho avuto un rapporto con mio padre splendido, eccetera. Su questo punto, diciamo, ho qualche cosa che vi dire perché io sono un fanatico tifoso della Lazio. Della Lazio. Siamo Beh, quindi stati in su famiglia c'erano delle posizioni scintille, diciamo. inconciliabili, però diciamo, è sempre stata una cosa così, bonaria, no? Certamente. E lui aveva, guardi, lui abitava in centro a Roma, era nato in centro, a pochi passi dall'altro da Montecitorio, e quando aveva più o meno 10 anni c'era una trattoria vicino a casa sua alla quale, nella quale mangiavano i giocatori della Roma Scapoli, quelli che non avevano famiglia, e i ragazzini, compreso mio padre, andavano lì a rompergli un po' le scatole, e addirittura erano altri tempi. Oggi i giocatori vivono in una torre Burnia, no? Non li puoi avvicinare. Invece quelli nei vicoletti di Roma si mettevano anche a tirare qualche pallonata con i giocatori. Quindi lì prese la passione e poi l'ha continuata. Solo che da giovane andava allo stadio, e anche quando ero piccolo io sono un malato di calcio, andavamo a vedere anche sia la Lazio che la Roma spesso assieme. Poi quando è venuto purtroppo tutto il guaio del terrorismo, ha dovuto rinunciare perché a un tempo c'era solo la partita la domenica pomeriggio, no? E se andava alla partita doveva far muovere magari 30-40 persone
agenti, dice, no, non posso per una cosa, per un mio sfizio andare. Quindi, però ogni tanto è capitato, non so, ricordo quando ci furono i mondiali a Roma nel 90, andò a una grande cerimonia dove c'era anche Giovanni Paolo II, quindi insomma ha seguito sempre il calcio, non da malato proprio tifoso, però è sempre stato, diciamo, affezionato alla sua squadra. Ma mi spiega come mai da un grande padre romanista, da un grande romanista, è nato un figlio laziale? Come è stato possibile? Quando scherzo con gli amici dico che è l'evoluzione della specie, però questo non lo dico in famiglia, se no gli altri fratelli mi menano. È nato perché io andavo allo stadio come vi ho detto, da piccolino, e andavo molto spesso con un cugino che era razzialissimo e sono diventato Ecco, quindi è razzialista. stato il cugino, diciamo, a trasmettere la passione per la Lazio. Sì, per Non la c'entra Lazio. niente Chinaglia, per esempio, no, ecco. Aia, però io purtroppo ero già Ho abbastanza capito, anziano, sì. no, anziano no, perché io sono nato nel 52, quindi Chinaglia era negli anni 70, quindi, ma io ho sempre seguito la Lazio, ancora oggi siamo con un figlio che è laziale, Laziale, perché certo. sono meno democratico di mio padre, l'ho fatto diventare lazialissimo, andiamo sempre allo stadio a vedere le partite. Beh, è rimasto qualche romanista in famiglia? Beh, sì, c'ho un nipote, un figlio di mia Ok. sorella. Gli altri fratelli, sì, insomma, non hanno mai una passione enorme. Però c'ho un nipote proprio che invece è preso dal nonno. Mentre invece il mio. Vabbè, certo. Sì. E di questo sarà particolarmente contento, credo. Quello senz'altro. Lei ha detto la famosa frase: il potere logora chi non ce l'ha. Adesso comunque un po' meno potere ce l'ha, quindi sta un po' di più dalla nostra parte. Può confermarla questa cosa? Sì, guardi, perché anche qui c'è sempre stato un po' un equivoco. Il potere non è solo di avere una bella No, poltrona o no, però poter insomma, dare degli potere, cos'è ordini. il potere? Il potere è avere un contatto con l'opinione pubblica, vero. Insomma, un grande giornalista ha un potere superiore a quello di molti ministri. Chi scrive un libro che riesce bene, secondo me è un potere. Beh, sappiamo che Andreotti è stato un grande scrittore, era anche un grande lettore, certamente. Quali erano le sue abitudini di lettura? Cosa c'era nella sua biblioteca che lei si ricorda? Sicuramente lui ha letto tantissimi libri, chiaramente di storia, di politica, no? Perché era qualcosa che gli serviva nella sua attività. Però, diciamo, la sua grande passione erano i libri gialli. Sì. E quindi leggeva i libri gialli. Tra l'altro, la mamma, mia nonna, lo abbonava. Non so se esiste più il giallo Mondadori, Dovrebbe esserci. che era un libricino che usciva ogni 15 giorni, una pubblicazione di queste un po'. E lui leggeva questi qui, tra l'altro era talmente pigro che a mano, per non tenere un peso troppo, a mano che leggeva strappava le pagine e le buttava, tanto non erano libri di grande importanza. Però i gialli gli sono sempre piaciuti molto, quindi ha continuato quando poteva, nel poco tempo libero che aveva, anche a leggere questi. Certo, quindi libri di storia, libri saggistica, economia, Saggistica, ma certamente, soprattutto no? gialli, E diciamo la poi sua più grande ha passione, letto sì. anche tanti libri anche di religione, Di che religione, certo, è una fede molto, la fede vera, sì. Un e grande quindi ha credente, certo. letto anche pensieri, riflessioni di tante persone su questi argomenti. E invece come scrittore che tipo era? Io ho avuto modo di intervistare il fratello, il figlio di Gianni Brera, mi diceva che si metteva a scrivere, non si metteva mai a scrivere prima di aver preso 3 tazzine di caffè, e poi si metteva a scrivere speditamente, Il senza mai caffè ne fermarsi. prendeva mio padre, ne prendeva anche 10 al giorno, guardi. Ma questo, diciamo, era preliminare ai suoi riti di scrittura, oppure era una La cosa... sua vita, perché lui ha fatto una vita talmente intensa di lavoro, e alla fine gli facevamo finta di prendere il caffè e gli davamo l'orzo, perché sennò diventava Immagino. davvero un coffrenome, gli faceva male. Ma lui, tenga conto, ha cominciato a fare giornalista prima che Sì. politico, quindi indubbiamente ai tempi scriveva anche forse qualcosa con la macchina da scrivere. Io però con la macchina da scrivere non l'ho visto mai, perché lui ha, diciamo, sempre poi avuto chi lo aiutava poi a materialmente
lui dettava o scriveva a penna e poi qualcuno le portava. Allora si usavano le macchine da scrivere, oggi sono anche quelle in qualcosa di non lo so dire, di vite fanno, perché allora lui grosso modo ha pubblicato in tutta la sua vita una cinquantina di libri, e ne pubblicava in media uno all'anno, e funzionava così che lui durante l'anno aveva l'idea intanto di che cosa scrivere. Ha scritto soprattutto tanti libri di politica, di ricordi personali, no, di incontri con personaggi politici, ha scritto libri di storia, soprattutto della parte diciamo degli ultimi anni dello Stato Pontificio, quindi Pio IX ne ha fatti tre o quattro, uno libro è quello, o le 13 che lei ha citato prima, il ministro Pellegrino Rossi, il ministro deve morire. Poi ha scritto un po' di tutto, ha scritto anche qualche due o tre romanzi, qualche piccolo libro di racconti, addirittura ha scritto anche il testo per un libro per bambini. Che poi questo non lo sapevo. Oltre a tutti gli articoli, chiaramente, che scrive. Articoli di giornali, ne ha fatti, non lo so, migliaia, migliaia e migliaia, quindi quello nell'archivio ne abbiamo una quantità, non sono tutti, chiaramente. Ha scritto poi a tante persone che gli chiedevano di scrivere per il loro libro il prologo, ha scritto anche tantissimi libri. Però diciamo grosso modo lui pubblicava un libro all'anno, durante l'anno rifletteva e raccoglieva il materiale, e poi nei pochi giorni di vacanza, chiamiamola così, normalmente intorno a Ferragosto, non sapeva stare senza far niente, quindi tirava giù il libro. Quindi grosso modo diciamo il ritmo è stato quello. Poi ecco, ci sono stati degli anni in cui magari ha saltato, degli anni in cui ne ha pubblicati due, però più o meno l'idea era un libro all'anno. Un libro all'anno. Ecco, lei ha detto che scriveva a penna, quindi non si può quantificare il numero di cartelle che sfornava al giorno, non è facile stabilirlo, diciamo, il numero di pagine che scriveva. Il numero di pagine non si può. 10-15 giorni scriveva tutto, tenendo conto che sono dei libri più o meno 200-300 pagine sono dei suoi libri, no? Come dimensioni, quindi sì. Adesso non le so dire a cartelle quante cartelle, perché ripeto, lui scriveva tutto quanto a penna, e quindi qualche volta dettava, ma più di tutto scriveva a penna. Sì. Quindi, essendo, per poi passare a coloro che si sarebbero occupati, certo, della scrittura del fotografico. Per quanto riguarda la scrittura dei diari, ecco, certamente un altro esercizio a penna, chiaramente. Quali supporti utilizzava? Lui ha cominciato a scriverli prestissimo, noi ne abbiamo grosso modo dal 45 al 2009, non proprio tutti quanti, perché purtroppo qualcosa si è anche poi perso, anche perché poi lui era ordinato nel disordine e viceversa, quindi vedeva la sua scrivania, diventava matto, perché aveva delle montagne assolute di carte, libri, di tutto, quaderni. Mamma era disperata, perché mamma invece era maniaca dell'ordine, però lui se gli chiedevi una, lui tirava la carta che aveva. Lui cominciava a scrivere i diari all'inizio dell'anno su un'agenda, quindi ogni anno abbiamo l'agenda dal 1 gennaio, sì. Però poi quello che sono i suoi diari, che lui considerava diari, sono una raccolta enorme di carte. Non so, lui stava, che ne so, al ristorante, e parlava, gli veniva in mente, scriveva su un foglietto di carta e metteva diari. Poi mandava le lettere importanti che scriveva, quelle importanti che riceveva, ne faceva copia e le metteva tutte assieme come diari. Quindi poi in quaderni, quadernetti, ma anche su fogli di carta i più disparati, dove si poteva appuntare qualche cosa, lui faceva i diari. Quindi non è stato mai una cosa, infatti quando abbiamo con mia sorella pubblicato, per ora abbiamo pubblicato 2 decenni, abbiamo pubblicato gli anni 80, gli anni 70, e è stato un lavorone, perché a parte la scrittura terribile, perché poi lui scriveva con dei pennarelli con la punta abbastanza
larga, quindi per interpretare la sua calligrafia, soprattutto quando scriveva per se stesso, è un qualcosa che con mia sorella adesso più o meno siamo riusciti a quasi sempre a decifrare, ma tante volte ci mettiamo anche con mia sorella Serena, dire: ma qui che cosa c'è secondo te? E allora riusciamo con molta fatica. Quindi i diari sono, ecco, una marea di documenti tutti messi Certo. assieme. Lui poi li conservava tutti in una scatola in cui metteva, non so, 1958, 1991, e sono rimasti così. Ecco, diceva quindi che si iniziava comunque sempre da un diario per poi, diciamo, allargare il Sì. discorso Lui aveva a una cominciato, quantità guardi, a eterogenea scrivere di carte. diari. Riusciva a completarle le agende in genere, Ma Andreotti? le agende sono, cioè, qualche anno ne abbiamo 4 o 5, perché ne scriveva un po' su un'agenda, un po' su un'altra, un po' su un'altra, un po' su un'altra. Quindi non esiste un anno Un completo anno non fatto su esiste, un'agenda. sì, Lui, interessante. e poi normalmente lui la sera o il giorno dopo prendeva questi appunti, ed era un'abitudine che aveva preso nel primissimo dopoguerra, sul consiglio di Leo Longanesi, che è stato un grande giornalista e scrittore, e gli disse: guarda, fai così, mettiti un appuntino, due appuntini su quello che è stata la tua giornata, le cose che tu reputi importanti della tua giornata, vedrai che quelle ti serviranno moltissimo. In effetti lui le utilizzava per se stesso, cioè lui oggi parla, noi parliamo, io faccio il diario per cosa ci siamo detti, fa 3 anni, 4 anni, magari uno non si ricorda perfettamente, lui andava a rivedere. Poi all'inizio i diari erano, lui avrebbe voluto tenerli solo per sé e non pubblicarli mai. Poi ha cominciato appunto a fare tanti libri di ricordi, e molto attinto anche dai diari, e poi a noi ha lasciato in alcune lettere che abbiamo aperto post mortem, appunto la possibilità di pubblicarli con una, diciamo, clausola che scrisse: purché non nuociano a chi che sia, un termine un po' antico, però è anche vero che ormai, insomma, nuocere i diari mi pare è difficile, non essendo passato tanto Certo. tempo. Lei prima aveva accennato, ecco, alle abitudini di archiviazione di Andreotti. Anche questo è un aspetto, diciamo, abbastanza proverbiale del personaggio. Però pare che lei abbia anche sfatato un po' un mito, nel senso che era un uomo disordinato che però nel disordine riusciva a trovare il suo ordine. Qual è la Certamente. verità, ecco? Archiviazione sistematica o Lui, disordine o caos? praticamente, lui ha cominciato ad archiviare tutto, e nel suo archivio, tra l'altro, il suo archivio, lui lo ha, diciamo, donato all'Istituto Sturzo nel 2007, quindi quando ancora era in vita, con la clausola che possa essere consultato da chiunque abbia interesse. E lui lo aveva, diciamo, ideato in questo modo: aveva alcune serie, non so, l'Europa, i partiti, il governo, la Chiesa, una dozzina di serie sono queste qua, e tutte le altre invece sono delle cartelline, o di una persona, o di un ente, o di una società, o di uno Stato, no? Quindi l'archivio è diviso in questo, e l'archivio è un qualcosa di enorme, perché sono 3.500 faldoni di queste dimensioni. E io non sapevo che gli archivi si misurano a metri lineari, grosso modo sono 700 metri di carta, quindi è davvero un qua. E con molta fatica, anche perché gli istituti come lo Sturzo non hanno più tanti sostenitori, e quindi la forza, diciamo, di lo stanno catalogando, perché chiaramente per darlo in visione deve essere catalogato, però è un lavorone che sta procedendo, ma non velocemente. Quindi, grosso modo, è stato catalogato la metà, diciamo, di questa massa enorme di carta, però già adesso centinaia di persone sono andati a consultarlo, sono storici, ragazzi che fanno le tesi, giornalisti, comunque chiunque ne abbia interesse, compatibilmente, diciamo, con i tempi che ci vogliono per consultarli, possono attingere a questi documenti, e quindi hanno un ordine ben preciso, insomma, sono
tutte carte messe, e nell'archivio c'è tutto, perché oltre a scritti suoi e scritti ricevuti, ma lui conservava le cose più disparate, tutti gli atti preparatori. Lui era molto attento quando andava in qualsiasi parte voleva prepararsi, quindi c'erano gli atti preparatori di Anna Maria, ci sono atti importantissimi, soprattutto di politica internazionale, che è stata la politica estera, che è stata la sua grande passione. Poi c'è di tutto, c'è le cose più strane, non so, ci sono dentro quasi 2000, no, più di 2000 menù di pranzi ufficiali, perché lui quando andava in un pranzo ufficiale si portava il menù e lo metteva in archivio, e alcuni di questi sono poi firmati da tutti i partiti, faceva firmare, quindi non so, ci sono alcuni firmati, insomma, da tutti i grandi capi di Stato del mondo, e poi non so, ha raccolto, per dirle, le vignette che riguardano lui, quindi lui era Certo. Quelle dei dotato burattini. di auto. Fogattini è stato sicuramente, o Solo lui. Giannelli, che sono i due più, però tenga conto, le prime vignette che abbiamo trovato in questa raccolta sono, mi pare, la prima del 1946, in cui lui è un lattante in braccio a De Gasperi, quindi allora né Fogattini né Giannelli erano apparsi, quindi sono da molto prima. Lui ha sempre conservato alcune terribili, perché puoi immaginare, no? Sì, Però certo, era io ne ho viste sempre parecchie venuta, e anch'io, ogni sì. tanto siamo riusciti anche a organizzare, o qualcuno ha anche organizzato qualche piccola mostra per aprire al pubblico, perché sono comunque cose abbastanza piacevoli, no? In effetti so che Andreotti si divertiva molto a vedere, diciamo, come veniva preso in giro. Sì, Anche, e gli piacevano anche le neanche sue se poi imitazioni televisive, magari se non mi sbaglio. alla fine, insomma, non è stato sempre così contento, Vabbè, però cioè, non se l'è in mai messo, voglio. Più di tanto non ha mai generale. querelato nessuno, malgrado ce ne siano alcune terrificanti. Sì, no, è vero, Ormai è lui, come principio di vita, non ha mai voluto querelare Sì, è nessuno vero. su nessun argomento. Riguardo, diciamo, alle imitazioni televisive, lui preferiva Noschese o Lionello, da quello che sa. Beh, sono due epoche diverse, perché all'inizio Noschese, ma tenga conto che Noschese, che è stato il primo grande imitatore della televisione Sì. italiana, no? Vorremmo sapere qual è stata la posizione del partito nei confronti del suo governo. Ah, posizione di estrema lealtà e correttezza. Devo dire che in ogni votazione da me richiesta alla Camera, molti dei miei colleghi di maggioranza si sono dimostrati franchi Bene. tiratori. Come? Franchi e tiratori, tiravano l'acqua al mio mulino. Lui aveva un buon rapporto, e tra l'altro pensi che Noschese si è suicidato, no? Noschese è Sì, morto in una sì, maniera era tragica, molto e si sparò alla testa in una clinica dove mio padre era ricoverato nello stesso periodo, perché mio padre aveva avuto una piccola operazione, e sentì di notte questo botto ed era Noschese. Poi in tanti lo hanno imitato, Lionello, ma anche, non so, Montesano, Montesano, sì, è vero, è vero. come si chiama, del trio là, Sì, oddio, certo, Massimo Lopez, sì, certo, l'aveva Massimo imitato anche lui, Lopez sì. e degli altri ancora. E con Lionello gli piaceva tantissimo scherzare. Lui andava, è andato più di una volta anche al Baraglino, no? Che era il teatro di Lionello, Pippo Franco, no? Ed è salito sul palco e scherzava con Lionello. Vorreste vuol dire un altro Devo chiudere. Non mi perdonerebbero di avere accanto una persona importante e non dirgli qualcosa, primo di personale, cioè la ringrazio per avermi aiutato a uscire da Woody Allen. Prima mi chiamavano a Woody, ora mi chiamano a Giulio. Vabbè. Poi. Se si mette le scarpe un po' più alte, la mando a sostituirmi in qualche E pensi che una volta Lionello è andato a trovarlo anche a studio, lo studio privato, vestito da Andreotti, e si sono fatte le fotografie i due Andreotti, quello vero e Lionello. Ma ha sempre riso di questo, anche perché, a parte poi, sia Lionello che Noschese non erano terribili, diciamo, come ironia, insomma, come satira, sono stati sempre abbastanza, diciamo, all'acqua tranquilla, all'acqua di Ossi. Le faccio andare ancora più indietro. Ha qualche ricordo, ovviamente tramandatole da suo padre, di Andreotti come studente?
Com'era? Cosa gli piaceva studiare? Era bravo a scuola? Dente non è stato uno studente con tutti i voti straordinari. Tra l'altro, un anno fu anche bocciato e lo recuperò l'anno dopo facendo, diciamo, 2 anni in uno. E la sua grande passione certamente non era la matematica, erano le materie umanistiche. Poi quando, con tutte le difficoltà, tenga conto che mio padre è rimasto orfano a 2 anni e la mamma, mia nonna, lo ha tirato su insieme ad altri due fratelli con una pensione di guerra perché il marito era un maestro scolastico che si era ammalato durante la prima guerra mondiale, era morto subito dopo e quindi non navigavano nell'oro. Però con tanti sacrifici mia nonna l'ha fatto studiare e quando è arrivato al diploma di scuola, lui ha fatto il liceo classico, tra l'altro andava al liceo classico dove c'erano anche i figli di Mussolini, perché lui si era trasferito in un quartiere, nel quartiere Trieste, dove andavano anche loro. Non so, nella sua scuola c'era Vittorio Gassman, quindi era il liceo Tasso. E finito quello, lui avrebbe voluto fare medicina, perché aveva la passione per la medicina, però la medicina avrebbe voluto dire studiare altri 6 anni senza poter lavorare e lui non poteva farlo, quindi cominciò a lavorare con uno studio, con un piccolo ufficio delle imposte e contemporaneamente ha studiato giurisprudenza e quindi si è poi laureato in giurisprudenza. Però diciamo le materie che gli piacevano di più sono quelle. E poi diciamo ha studiato tutta la vita, cioè, quello che ha fatto magari meno da giovane, lui davvero era uno scorbone impressionante, cioè lui davvero ha passato l'esistenza, dormiva pochissimo, quindi la mattina alle 4, 4 e mezza era in piedi, cominciava a lavorare e ha lavorato sempre. Io so che lei è un grandissimo lavoratore, tutti lo dicono. È vero che lei si alza tutte le mattine alle 5 e mezza? sì. Ma non dà nessuna fatica perché dormo molto bene, allora mi bastano poche ore, dormo molto intensamente, salvo qualche volta eccezionalmente no, ma se no ritengo, questo anche quando ero studente facevo così, ritengo che non è tanto il numero di ore che uno dorme, ma una certa intensità nel sonno e mi alzo molto riposato. Quindi va a letto presto oppure va a letto tardi comunque? Verso mezzanotte. Quindi dorma solo 5 ore, 5 Sì, ore e ma mezza. bastano. Sabati, domenica, davvero un ritmo lavorativo impressionante perché era la sua passione, cioè no, nessuno lo obbligava a farlo, mi piaceva fare questo. Però ecco, da quello che mi pare di capire, la politica non era proprio nel sangue, non era proprio la sua, non sembrava essere destinato alla politica. No, beh, lui è finita la politica in un modo molto casuale, perché praticamente lui era, oddio, lui quando era all'università partecipava diciamo, alla FUCI, che era la Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani, che allora era esiste ancora, però allora è stata un'organizzazione importante, anche perché insieme all'Azione Cattolica erano un po' le due associazioni cattoliche in un periodo dove non è che fossero viste così bene dal Certo. regime, no? Perché lui ha studiato durante la seconda guerra, quindi nel pieno regime fascista, e come Fuci lui ha cominciato a frequentare un po' il mondo, anche a parte che scriveva nel giornale della Fuci, e il presidente della Fuci, pensi, era Aldo Moro, che conosceva quindi sin da quei tempi, e quando Aldo Moro fu richiamato a fare il servizio militare al sud, gli lasciò la presidenza della Fuci a mio padre. E in questa veste lui stava facendo una ricerca noiosissima sulle navi della Marina Mercantile dello Stato Pontificio e era andato alla Biblioteca Vaticana, dove il bibliotecario era Alcide De Gasperi, al quale il Vaticano gli aveva dato un piccolo lavoro per poterlo farlo campare, no? Perché chiaramente lui era
altrimenti perseguitato, e De Gasperi gli disse: ma perché perdi tempo a studiare delle cose così noiose e inutili? Mio padre, che era di carattere un po' fumantino, perlomeno non gli piaceva che qualcuno, no, fumantino no, però non gli piaceva che qualcuno gli facesse le pulci, disse: ma che vuole questo qua? Però poi, dopo qualche giorno, finì a casa di Spataro, che è stato uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, e rincontrò lì Alcide De Gasperi insieme a Gonelle e ad altri, diciamo, che erano i fondatori, no, del partito che si stava fondando in quel momento. E da allora lui ha cominciato a frequentare la politica ed è diventato poi, praticamente, dopo poco tempo, adesso delfino, non so se è il termine giusto, però il giovane di fiducia di De Gasperi, che lo prese con sé. E da lì lui ha cominciato a partecipare alla Costituente, poi si presentò alle elezioni all'Assemblea Costituente ed ha cominciato lì la sua attività politica. Però all'inizio certamente lui era più giornalista, no, che politico. È stato, diciamo, un po' i casi della vita, no? Certo. Quando vai a incontrare delle persone, e poi chiaramente si è appassionato, perché sennò non avrebbe dedicato tutta la sua esistenza. Però ecco, pensa che se non ci fosse stato De Gasperi sulla sua strada, Andreotti avrebbe preso una strada diversa. Avanti, probabilmente sì, io penso di sì, perché poi sa, non è detto, però a lui piaceva moltissimo anche il mestiere di giornalista. Quindi era appassionato e ha continuato a farlo, perché lui ha continuato poi nella vita, come abbiamo detto prima, anche a scrivere. Ha avuto anche un suo giornale, un quindicinale, che si chiamava Concretezza, che è uscito per più di 10 anni edito da Rizzoli, e poi ha fatto anche nell'ultimo periodo della sua vita addirittura 30 giorni, che era il giornale di Comunione e Liberazione. Quindi ha sempre avuto questa grande passione. Poi ogni tanto diceva: ma a me la politica mi ha stufato, la lascio, però mi Ci metto a fare lo credo. scrittore o come mi piaceva fare. Però alla fine, poi, quando sei in questo vortice, no, non è facile allontanarsi. Tornando a quel famoso lavoro sulla Marina Pontificia, le risulta che poi riuscì a completarlo o lo lasciò a Sì, metà? ma era una piccola relazione, non era una cosa importante, quindi probabilmente è una relazione fatta anche perché poi lui invece quando si è laureato in una tesi di diritto canonico che non aveva niente a che vedere Ho con la capito. Marina Mercantile Pontificia. Dottor Andreotti, io la ringrazio tantissimo, è stata una conversazione Grazie piacevolissima. La lascio con un'ultima domanda. Cosa pensa di aver ereditato del carattere di suo padre? In cosa si sente Giulio Andreotti, anche lei? a te. Non ho Sicuramente non per la passione ereditato per la Roma, questo l'abbiamo la capito. prima parola. Questo l'abbiamo chiarito, però al di là degli scherzi, non lo so, io penso che la cosa importante che ha dato mio padre a me, e noi siamo quattro figli, penso anche agli altri figli, è un po' di non fare una vita, cioè fare la vita normale, no? Lui si vantava sempre con tutti di avere una vita, una famiglia sanamente normale. Diciamo, tutti noi, anche nei periodi in cui, quando dicevi Andreotti era, non so, lo sapete, no? È stato talmente, ha avuto talmente tanti incarichi, presidente del Consiglio, ministro, e quindi era chiaro che quando andavi in giro con questo cognome, era un cognome Pesante. da un lato pesante e dall'altro importante. Però credo che quello che ci ha insegnato a rimanere sempre nel nostro mondo, cercare di vivere e poi di affrontare la vita lavorativa perlomeno e anche l'altra, ma soprattutto la vita lavorativa con serietà, quindi dedicarsi. Ognuno di noi ha fatto un'attività diversa, io ho lavorato per più di 40 anni in un'azienda e l'ho fatto con grandissima passione, mi piaceva quello che facevo e credo, ecco, che questo dedicarsi con tutta l'anima all'attività sia, e poi anche credo l'amore, diciamo, verso i miei genitori o verso i figli, insomma, queste penso siano qualche cosa di importante che lui, il suo esempio ci ha lasciato.
Vedremo mai anche un libro di Stefano Andreotti? È possibile? Lo so, perché ogni tanto ci penso anche, però non è semplice, perché l'ho detto, noi abbiamo curato questi libri con mia sorella, abbiamo anche pubblicato un libro carino di lettere, perché mio padre, tra le mille cose, scriveva anche nei periodi in cui non stavano assieme, scriveva a mamma anche 3-4 volte al giorno, e abbiamo pubblicato un po' di lettere che abbiamo ritrovato. Vediamo, non è detto se prima o poi magari tiro fuori un qualche cosa, anche perché credo che col passare degli anni, finalmente, diciamo, la storia sta un po' prendendo piede alla cronaca e si può forse anche parlare di mio padre o di tanti altri con le lenti un po' più distaccate, no? Del tempo. E certamente mi farebbe piacere a tante persone che ne hanno un'idea, secondo me, è sbagliata, ma questa è la mia opinione, fare capire realmente chi è stato. Il fatto è che è stato talmente un grande che, appunto, come tutti i grandi, è sempre al centro di giudizi molto contrastanti, Beh, purtroppo. poi soprattutto in un paese come il nostro, con tutto quello che è accaduto dal 90 in poi, penso che l'Italia non si è fatta mancare nulla, no, sotto questo aspetto.